buonasera Vincenza! Aspetta, aspetta che non cadiamo, guarda che bravi che sono! Ciao Etienne! Poi me li presti. Buonasera Vincenza! Allora come va? Fra 40 gradi ed è umido! E qualche tromba d'aria che meno male che passa? C'è aria di crisi! E allora questa sera io ho l'abbigliamento da contenimento della crisi. Un applauso va solo per l'abbigliamento. Hanno detto che a Vicenza stanno cominciando a sparire di nuovo i gatti. No, lei ride signora, ma io mi sono informata. Te lo giuro. Mi sono informata e non è che spariscono. Si sono immolati alla causa. Restano sotto le nostre tavole e smiagolano in maniera diversa. Mi magneo. Solidarietà ci vuole, signora. Allora uno dove si ripara? Fra le mura domestiche con mio marito Gino. Lì la crisi l'ho scampata. Perché non voglio fare come quei due miei amici che si sono separati. Lui si chiama Silvio, lei si chiama Veronica. Ah, li conoscete? E girano il mondo, eh? Veramente, hanno tutti e due 55 anni dichiarati. E lui è un grandissimo matematico. Per arrivare dov'è, due conti li ha fatti di sicuro, eh? Ma io sono dalla parte delle donne. Perché la polemica è sorta quando un giorno la Veronica è tornata a casa e ha trovato un fax del marito che diceva: Veronica, hai 55 anni e non mi soddisfi più, ed è per questo che io sarò tutta la notte all'hotel Cavour con la mia segretaria stagista di anni 28. Non mi aspettare alzata. Quando Silvio è arrivato all'hotel Cavour ha trovato il fax di risposta della moglie che diceva: Silvietto mio, consentimi. Ma proprio perché anche tu hai 55 anni e non mi soddisfi più, io sarò l'hotel ambassador con il mio istruttore di tennis di anni 18. E siccome tu sei un grandissimo matematico, sai benissimo che il 18 entra più volte nel 55 di quello che non faccia la stessa cifra col 28. Se vedemo domattina. Sai, la donna si ribella, signora, la donna. Ma lei si pensa che per essere famosi nel 2010 o sei come Belen o ti fai crescere Belin? Due sono le cose. Ma ride lei. Guarda che mio marito Gino si tiene in forma, sai? Va in palestra tre volte a settimana, suda come un mantice, spende un casino di soldi per fare lo step. Sì, su e giù per uno scalino, una cosa, poi torna a casa, abitiamo al secondo piano, prende l'ascensore. Sono soldi buttati via. Però la forma, e ve lo diranno anche le donne, io poi con Amanda Lear ho la stessa voce. Anche quelle donne lì ti bastonano, bisogna stare attenti. Perché non dimenticate, uomini, che la donna nel 2010 è pericolosa come l'uragano o la tromba d'aria. Quando arriva è calda, umida. Quando va via ti porta via la casa, i campi, la macchina, la fabbrica. Non lasciarle il codice PIN. A dopo, Vicenza! Giusy Zenere, dove scappi, dove scappi? Ciao, vado a dopo, bella gnocca. Va bene, ok. È veramente un portento questa ragazza.